Sicuramente la Convenzione di Istanbul è un passaggio necessario, ma assolutamente non sufficiente. L'Unione Europea sicuramente potrebbe gettare la maschera dell'ipocrisia e fare i conti con realtà nelle quali ancora oggi comunque sia cultura, se così si può dire, considerare la donna in condizione di subordinazione all'uomo, se non addirittura in posizione inferiore o al pari di animali. Purtroppo questo accade ancora oggi in paesi extra UE. Dobbiamo fare i conti con delle religioni integraliste che in alcune letture anche distorsive dei loro testi interpretano appunto la religione in questo senso e quindi di conseguenza l'Unione Europea, visto e considerato che ha un grande ruolo nel regolare anche l'immigrazione, dovrebbe fare i conti con queste realtà, perché dati alla mano il 67% dei femminicidi che accadono in danno di donne straniere. E questo appunto per i motivi, tra virgolette, subculturali che abbiamo annoverato, anche se in realtà il problema esiste anche e non va assolutamente sottovalutato in paesi evoluti come l'Italia, e spesso accade anche in contesti indubitabili, dove magari la violenza viene perpetrata a danno di donne istruite, indipendenti economicamente, ma che sono comunque sia soggiogate da un punto di vista psicologico. Quindi un problema molto insidio che non ha sempre delle caratteristiche, come dire, riconoscibili e che molto spesso appunto viene mascherato da situazioni apparentemente indubitabili, ma che poi in realtà celano tutto questo. Quindi sicuramente affrontare il problema con meno ipocrisia, ma riflettendo su alcuni dati come punto di partenza per poi capire esattamente dove andare ad intervenire, sarebbe un primo passaggio. Il codice rosso, quindi l'istituzione di una corsia preferenziale per le violenze di genere e soprattutto l'istituzionalizzazione di alcuni reati, e cioè come ad esempio il revenge porn, che prima appunto non era perseguibile penalmente, ora è diventato reato, ha portato sicuramente ad una controffensiva giudiziaria. Dal 2019 al 2020 sono 4.000 le indagini iniziate tramite il codice rosso. Detto questo, sicuramente è un grandissimo, come dire, passo avanti il sensibilizzare e indurre le donne a denunciare. Detto questo, manca tutta la parte successiva che va assolutamente potenziata e che sicuramente contribuirebbe ad aumentare il numero di donne che denunciano. E nel momento in cui si ha una denuncia, ci deve essere un percorso di assistenza che sostenga la donna dall'inizio alla fine, perché una volta denunciato il problema non è finito, ma voglio dire, si pone un altro problema e magari una donna non è economicamente indipendente e quindi di fatto non ha di che sostentarsi se va via da casa. Quindi ringrazio le associazioni che svolgono questo anche professionalmente, che appunto mettono a disposizione di queste donne tutti quegli strumenti concreti e pratici, come i corsi di formazione, i corsi di inserimento, che danno concretamente, effettivamente alle donne un'altra opportunità una volta che hanno avuto il coraggio di denunciare. E sicuramente se le donne hanno la consapevolezza di avere questo aiuto dopo la denuncia, sicuramente denuncerebbero più facilmente. Io non penso che la battaglia di civiltà della lotta alla violenza contro le donne o alla discriminazione possa passare attraverso una questione di vocaboli o di desinenze. Faccio parte anche di un partito dove sicuramente non viene considerato come il portabandiera della lotta contro la violenza di genere o contro la discriminazione, però io devo anche riconoscere che a livello europeo, faccio un banale esempio, siamo stati eletti in 30 e di questi 30, 15 sono donne. Non posso dire altrettanto per quanto riguarda invece i miei colleghi degli schieramenti avversari. Poi di fatto il rispetto e la valorizzazione delle donne si deve tramutare anche in un qualcosa di concreto. A me è stata data un'opportunità concreta e di conseguenza questo penso che sia la migliore manifestazione di rispetto e quantomeno di attribuzione di merito che prescinde dal genere, ecco.